Ragazzi, siamo i due lemuri e benvenuti in questo speciale di Halloween. Allora, ci stiamo qua per spiegarvi un po'. Vedete un po' l'ambientazione. Vedete qua la mia fantastica luce. Molto spaventosa. Allora, oggi vogliamo spiegarvi un po' l'origine di questa festività Halloween. Che praticamente questa festività non deriva da una festa americana. Esatto, ma è praticamente una festa europea, una festività europea, se vogliamo dire quasi nostra, ecco. Esatto. E in realtà arriva da molto tempo fa, quindi parliamo ancora dei Celti, no? Sì, una festa celtica. Esatto. Dalla origine Samhain. Sì, il nome è un po' strano, praticamente. Come si chiama? Samhain, non so non so come si pronuncia correttamente. E praticamente è questa festa, no? Appunto celtica, e altro non era che l'ultimo giorno, ok, che separava l'estate dall'inverno. Quindi diciamo che questo evento era usato per separare la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno. Esatto, quindi c'era l'ultimo raccolto. Esatto, insomma, infatti era le zucche, che sono diciamo una cosa autunnale o invernale, come vedete, ecco perché vengono usate appunto zucche vuote per questo evento. Esatto, cosa succede? Che praticamente in questa festività, per i Celti, il mondo anche dell'aldilà, quindi dei defunti, poteva o comunque veniva in contatto con il mondo appunto dei vivi, proprio perché il velo, no, che loro immaginavano tra queste due dimensioni diventava talmente sottile, e appunto queste due diversi mondi potevano venire a contatto, quindi i defunti potevano venire nel mondo dei vivi. Esatto. Ecco perché la notte di Halloween è proibito andare nei cimiteri. Sì, non è una cosa molto allegra. Cioè, a parte che secondo me incontrare i nostri cari defunti sarebbe una cosa, cioè, bella. Sarebbe una cosa molto interessante. Sarebbe prima cosa, ma cosa c'è da voi? Cosa fate? Perché comunque è un po' la domanda, no? Sì. Cioè, cosa c'è dopo? Cosa c'è di bello? Cosa c'è? Dopo la morte, eh? Esatto, questa qui è la domanda che ci poniamo un po' tutti. E appunto questa festività include anche le streghe. Sì, allora diciamo che dopo le streghe, i pipistrelli e tutto quanto sono arrivati un po' dopo. Lì forse c'è stata un po' di influenza europea, ecco, lì siamo nel Medioevo. Diciamo le cose oscure. Esatto, quindi anche i gatti neri. Oscure, quindi i gatti neri. Ma scusa, i pipistrelli cos'è che c'entrano? Praticamente venivano accesi dei farò. Ah, ok. Giusto? Sì. Esatto. Venivano accesi dei farò che attiravano gli insetti. Vabbè. E i pipistrelli, per cibarsi degli insetti, venivano appunto chiamati anche loro, attratti, sì. Esatto, sì. E quindi così diciamo che si è incluso un po' tutto in questa festività. Sì, dopo nel Medioevo è successo un po' di tutto. I pipistrelli e anche i gatti neri. Esatto, gatti neri. Ok ragazzi, nel frattempo è andata via la luce. Vabbè, sapete, è una notte un po' strana. Esatto, quindi succede in tutti i colori. Tutto può succedere. Tutto può succedere, veramente è una cosa che è imprevista. Beh, però insomma, cerchiamo di finire un po' quello che vi abbiamo iniziato a raccontare. Allora parleremo di Jack-O-Lantern. Jack-O-Lantern praticamente era colui che ha imbrogliato, ha sfidato più volte il diavolo. E alla fine insomma è stato punito, però è stato rifiutato sia nel paradiso che nell'inferno, e quindi era costretto era costretto a vagare nel mondo dei vivi. Esatto, in cerca di un rifugio. E le persone mettevano fuori dalla loro casa le zucche vuote, ovviamente. Esatto. Le teste delle zucche vuote, per far capire che in quella casa non c'era posto. Non c'era più posto.
Esatto, ok. Così, poverino, ma che roba triste però, dover continuare a vagare per l'eternità. Vabbè. E... ok, ora passo la palla. Passala. No, volevamo spiegarmi, insomma, perché si chiama Halloween. Abbiamo detto che deriva, no, da questa tradizione celtica, eccetera, però il nome è diciamo un po' un accrocchio della parola All Hallows Eve, che praticamente sarebbe la vigilia, no, di ogni santi, quindi... infatti noi preferiamo definire la festa dei santi e dei morti. Esatto, sì. Non festeggiamo noi Halloween, io sinceramente... non so se l'ho fatto una volta nella mia vita, così una volta. Beh, diciamo che è, ma sì, è una festa. Sì. Così, ecco. È proprio. Adesso viene detta un po' pagana, esatto, però vabbè, insomma. Che tanto, tra virgolette, pagana, così come la definiamo noi. Esatto, però vabbè, insomma, okay, sono feste, feste. Volevo aggiungere una curiosità, e questa cosa è legata un po', diciamo, all'astronomia. Cosa succede? Che non è così facile cadere in una notte di Halloween con anche la luna piena, però questo 2020, che purtroppo ci ha riservato parecchie e ci sta riservando parecchie brutte sorprese, ci ha riservato anche questa, fra virgolette, sorpresa speciale. E proprio quest'anno 2020 la notte di Halloween cadrà con la luna piena. Cadrà proprio con la luna piena. Lui ovviamente, che è nostro il nostro appassionato di astronomia. Questa cosa mi ha lasciato abbastanza scioccato. Un desiderio? No, bisogna chiudersi in casa e avere paura, perché vuol dire che succederà qualcosa lì non tanto bello, sai, qui succede tutto, si svegliano mi tutti morti. Una cosa, tipo i mezzi uomini, i mezzi lupi, com'è che... sì, i licantropi. Licantropi? No. Devo dire che la giornata di Halloween è un po'... questa cosa, potremmo magari pensarla come questi licantropi che durante la luna piena, la notte di Halloween, esatto, si svegliano, esatto. No, vanno in giro, mangiano, ma che bello. Niente, io direi basta perché mi stanno venendo i brividi. Ok, allora ragazzi, voi cosa fate? Andrete a fare un certo scherzetto, vi metterete dei costumi, cosa farete? Fatecelo sapere con un commento. Comunque sia, il web è pieno di video Halloween, buon Halloween. Ok, fateci sapere, ovviamente anche noi siamo davvero, vogliamo fare anche noi il nostro video speciale. Spolliciate, esatto, ovviamente. L'anno scorso, che è andato benissimo, l'anno scorso, se, non so se eravate già presenti o meno, avevo fatto un video su una reaction su Joker, film, sì. Quindi se non l'avete visto andatelo a vedere, in pianeta. E niente, quest'anno speriamo che vi piaccia questo speciale Halloween. Noi ragazzi ribadiamo che siamo vicini a tutte le persone che durante questo periodo, insomma, di pandemia ha visto portarsi via amici, parenti, familiari. Esatto. Noi siamo vicini a tutte queste persone con la speranza, appunto, che, insomma, tutto si risolva nel migliore dei modi e il prima possibile. E speriamo almeno di essere liberi a Natale, così. Si vedrà. Speriamo. Importante, insomma, è non perdere lo spirito natalizio e tutto quanto. Esatto. Bene ragazzi, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per la visione. Vi ringraziamo per averci seguito, se siete arrivati fino a qua, grazie mille. Ma a te non sembra che manchi qualcosa? Mi sento così leggero. Mi sento strano, sinceramente. Non lo sappiamo, vedremo. Va bene. Ciao ragazzi, okay, ci vediamo. Va bene, ciao. Ciao. Allora provi a dire avanti, Mattia. Tu sei tagliato e va perfetto. Se stiamo così, io credo che così possa andare.